sicurezza, è un momento di grandi tensioni, però il governo sta facendo tutto ciò che è possibile per garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Oggi si è svolto sotto la guida del Ministro dell'Interno, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Naturalmente il livello di controllo nelle aree dove ci sono obiettivi più sensibili è sempre alto. Abbiamo tutelato i cittadini italiani anche a Mosca, perché fin dall'8 di marzo il Ministero degli Esteri aveva detto che c'erano rischi di attentati e quindi invitavamo tutti gli italiani che erano a Mosca a non andare in luoghi dove c'era alta concentrazione di persone, invitavamo gli italiani a posporre, a rinviare i loro viaggi a Mosca, e così continuiamo anche grazie al lavoro incessante dell'intelligence e delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria, a fare il massimo per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e dei turisti che saranno durante le vacanze di Pasqua nel nostro paese. Mosca continua a puntare l'indice contro Kiev. Non c'è alcuna prova che l'Ucraina sia coinvolta nell'attentato. Tutto lascia pensare che sia stato organizzato dall'ISIS dell'Afghanistan, anche per la modalità, per i messaggi e i video che poi sono stati diffusi dall'ISIS con due rivendicazioni. Speriamo tutti gli accertamenti necessari, ma mi pare che quello sia quella la pista da seguire con maggiore attenzione. Rimanendo in tema d'Europa, per quanto potrebbe fare Putin a questo punto? Ci sono state notizie di aerei, di rottami, cioè comunque di un momento. Noi abbiamo detto che Putin non deve utilizzare l'attentato per innalzare lo scontro, per colpire di più l'Ucraina. Lo ripeto, non abbiamo alcun indizio che ci sia un coinvolgimento di qualsiasi tipo dell'Ucraina nell'attentato. Senta, invece per la proposta qui, Ania, come la accogliete la proposta di oggi qui a Lana? Noi guardiamo con grande attenzione al mondo delle assicurazioni, che beh, in questo momento la loro azione è di grande importanza, perché come sapete, per quanto riguarda il traffico marittimo c'è un lavoro particolare che deve essere fatto, e credo che l'azione del governo che ha mobilitato la Marina con l'operazione Aspides si vada nella giusta direzione, anche di garantire di più le assicurazioni e garantire il traffico marittimo. È un fronte importante quello assicurativo con il quale vogliamo confrontarci, rappresenta una parte importante della nostra economia finanziaria, continuiamo a seguirlo con grande attenzione, ad ascoltare. C'è chi tende a fare un collegamento tra l'immigrazione e il terrorismo anche in chiave delle elezioni europee, della gestione dei flussi, e da questo punto di vista come si schiera? Ma io non mi schiero da nessuna parte, io dico soltanto che certamente bisogna verificare chi entra in Italia. Non è escluso che il terrorismo possa cercare di infiltrarsi tra coloro che cercano di venire nel nostro paese, ecco perché abbiamo sospeso Schengen alla frontiera con la Slovenia, proprio per controllare meglio chi segue la rotta balcanica, e lo stesso sarà fatto con chi arriva in Italia dalla rotta mediterranea. I pericoli in questo momento ci sono, ma siamo fermi, determinati e lavoriamo seriamente perché possa essere garantita la sicurezza nel nostro paese.